18 maggio 1917, a Parigi va in scena la prima di Parade, un'opera di balletti russi di Djagilev, con sipario realizzato da Picasso. Qui che si autoritrae nelle vesti di una scimmia vicino alla sua futura moglie Olga, ballerina dei balletti russi. Stravinsky, il compositore, è ripreso nelle vesti di un moro, in un'ambientazione che richiama il teatro napoletano e Napoli, con una sorta di Vesuvio che si staglia sul fondo. Un Arlecchino, a cui Picasso si rifà e in quale contrapporrà successivamente nel 1920 Pulcinella. Al centro di questo tavolo allegro in sosta durante la Prima Guerra Mondiale, una ballerina dal seno di fuori, in contrapposizione. Pochi giorni prima si era rifiutata di indossare una calzamaglia aderente proprio per non mostrare il seno. E qui Djagilev è ritratto come un marinaio, è lui il fautore dei balletti russi, il fautore di una delle avanguardie più importanti di sempre.